Un canestro per Paolo, e questo è il titolo dell'evento che si terrà a Pesaro sabato 31 agosto al campo della parrocchia del Porto alle ore 18 per ricordare lo storico sportivo pesarese Paolo Gurini, scomparso appena 2 anni fa. Sarà una partita che vedrà sfidarsi sul campo di basket due squadre composte da over 65, 70 e 75. Una di queste sarà la nazionale di basket dell'epoca, l'altra invece una selezione pesarese tra storiche stelle della pallacanestro locale e non solo. È una partita in ricordo appunto di Paolo Gurini e si affronteranno le squadre della nazionale italiana over 65, 70, 75 contro una rappresentativa di vecchie glorie di Pesaro, sempre della parietà, diciamo. Quindi questo è stato l'evento che abbiamo organizzato, che diciamo all'interno della manifestazione Pesaro Challenge che si svolge sempre nell'ultima settimana, negli ultimi 3 giorni di agosto, del weekend di agosto, alla Palla di Pomodoro, che è nell'ambito delle attività sportive anche giovanili. Questo è un po', diciamo, l'aspetto. Poi il fatto di aver fatto un ricordo di Paolo Gurini mi è venuto in mente proprio perché Paolo diciamo al Circolo del Porto e al Porto e poi è stato un po' è stato negli ultimi 10 anni della sua vita perché abitava direttamente qui e frequentava il circolo. Ecco perché diciamo è stato il motivo per cui ho organizzato questa partita. Ecco. Chiaramente io mi sono sempre occupato di calcio perché ho sempre giocato a calcio e magari qualcuno si potrà anche chiedere il motivo per cui l'ho fatto, ma l'ho fatto appunto per ricordare Paolo come amico e come portolotto di adozione e in più anche per rappresentare uno sportivo pesarese che secondo me ha dato anche molto lustro alla città.